Signore e signori, vi saluto tutti nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Sono il fratello Franke della Germania, un vero testimone delle cose che Dio ha fatte nella nostra generazione. Vorrei condividere la mia testimonianza con voi tutti sparsi per il mondo, nella speranza che ognuno di voi comprenderà in modo corretto le cose che saranno dette. Vorrei leggere in Luca capitolo 1 dal versetto 1. poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. E' parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene. Questo è un questa dichiarazione molto speciale scritta nell'Evangelo di Luca dice che molti hanno già fatto la loro relazione. Ed ecco che anche Luca, essendo stato ordinato da Dio, dà il suo rapporto delle cose che ha visto e udito. Egli parla di quelli che erano testimoni oculari e ministri della parola. Non è sufficiente essere un testimone oculare e neanche essere un ministro della parola. Se Dio adempie le profezie, se il piano di salvezza giunge al suo compimento, abbiamo bisogno di uomini di Dio che siano allo stesso tempo testimoni oculari e ministri della parola e che possono collocare quel che avviene nel contesto delle sacre scritture. Poi quest'uomo di Dio fa una dichiarazione molto ardita quando dichiara di avere una comprensione perfetta di tutte le cose sin dalla loro origine. Qualcuno potrà pensare che questa sia una dichiarazione troppo forte per un essere umano. Ma se Dio è nella cosa, se Dio sceglie qualcuno per parlare o scrivere, Lui, lì Dio perfetto, dà una comprensione perfetta tramite la parola perfetta di Dio a coloro che gli usa nel suo regno. Vorrei leggere anche nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 1, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi. Quel che abbiamo contemplato è che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Noi siamo a conoscenza di tutte queste scritture. Dio ha avuto testimoni nell'antico e nel nuovo testamento. Ogni volta che Egli fa qualcosa, Vè sempre qualcuno che gli possa utilizzare per mostrare dalle scritture che quel che Egli ha promesso si sta adempiendo. Noi parliamo del piano di salvezza che adesso giunge al suo compimento. In Atti capitolo 1, versetto 8. Il nostro Signore dice, voi mi sarete testimoni. In Isaia capitolo 43, versetto 10, il Signore dice, i miei testimoni siete voi. Nella seconda epistola di Pietro, capitolo 1, versetto 16, l'Apostolo dà la sua testimonianza con le seguenti parole. Infatti... Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Poi nel versetto 18 l'Apostolo dichiara E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Se abbiamo a che fare con Dio o con l'adempimento delle profezie bibliche, se abbiamo a che fare con un ministero stabilito dagli Dio Onnipotente. Dobbiamo sempre ritornare alle scritture. Ed è là che troviamo sia la promessa che la risposta. Mentre Dio adempie la sua parola promessa. Se guardiamo un momento nella storia dell'umanità, nell'Antico Testamento, Vediamo che ogni volta che doveva accadere qualcosa di particolare sulla terra, Dio trovava qualcuno a cui poteva parlare, qualcuno che egli poteva usare in quel tempo. Siamo a conoscenza dei profeti. Abbiamo sentito parlare di Enoch, di Noè, di Abramo di Mosè, di Elia e di tutti i profeti ai quali Dio il Signore ha parlato, i quali erano testimoni, che avevano udito la sua voce ed erano in contatto, in comunione diretta con Dio, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Dunque, realizziamo pure che Prima che Dio faccia qualcosa, come dice la scrittura in Amos capitolo 3 versetto 7, Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Abramo era un profeta dell'Onipotente. In Genesi capitolo 18. Troviamo scritto che il Signore e due angeli visitarono questo profeta. Nel versetto 17, il nostro Signore dice: Celero io ad Abramo quello che sto per fare. Secondo Genesi, capitolo 19, i due angeli continuarono verso Sodoma. Ma il Signore rimase con Abramo e confermò la sua promessa che si adempì più tardi in Isacco. Cari fratelli e sorelle, signore e signori, se guardiamo nell'Antico Testamento, Vediamo che la storia della Chiesa del Nuovo Testamento era già annunciata. Tutti i fatti che si sono realizzati e si realizzano ancora oggi nel periodo del Nuovo Testamento erano già annunciati nell'Antico Testamento. Giovanni Battista era un profeta promesso. In Isaia, capitolo 40. Versetto 3 e in Malachia, capitolo 3, versetto 1, troviamo queste due principali profezie concernenti il precursore della prima venuta di Gesù Cristo, il quale viene descritto come la voce di uno che grida nel deserto. Preparate nel deserto la via del Signore. È molto importante sapere che Dio adempie le sue promesse. Tutti i profeti dell'Antico Testamento hanno parlato di questo grande avvenimento, hanno preannunciato la venuta del Messia. Però Giovanni ha fatto da ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento, perché egli era più che un profeta. I profeti avevano predetto quel che doveva avvenire, ma egli poteva puntare il dito verso il Messia e dire, ecco l'agnello di Dio. Ora dobbiamo comprendere e vi prego di provare a seguire in preghiera quel che sarà condiviso con voi. Non credo che ciò sia un caso. Credo che Dio abbia ordinato tutte le cose affinché possano avvenire al tempo giusto, nella maniera giusta. Umilmente devo includermi anch'io in questo programma di Dio, di cui faccio parte da molti anni. Devo dire che il mio albero genealogico risale fino al tempo della riforma. Tra coloro che avevano combattuto per la verità a fianco di Martin Lutero e in quei tempi erano stati utilizzati da Dio per fare una breccia, c'era August Hermann Frank. Anche il mio bisnonno aveva lo stesso nome. Nella mia famiglia c'erano uomini che temevano Dio. Benché fossero luterani, credettero nella parola di Dio, nella misura in cui fu loro rivelata nei loro giorni, nel loro tempo. Anch'io frequentavo la chiesa battista e lì venni battezzato. Ma il mio cammino non si fermò lì. Fui messo in contatto col ministero del pieno Evangelo nel nostro paese e già nel 1949 ebbi la mia prima esperienza di salvezza. Non ero soltanto convertito e nato di nuovo, ma fui riempito con lo Spirito Santo. E da quel giorno ebbi lo zelo di servire il mio Signore che mi aveva amato in un modo così meraviglioso. Dall'America venne un uomo di nome Hol Herman. Egli predicava ad Amburgo in Germania. Egli era un grande uomo di Hollywood. Ma dopo i due bombardamenti di Hiroshima e di Nagasaki fu assunto dal governo americano per filmare tutte le conseguenze dei bombardamenti sul Giappone. Facendo così fu profondamente scosso. I suoi pensieri lo portarono al libro dell'Apocalisse. Egli si domandò cosa sarebbe accaduto quando i giudizi apocalittici avrebbero colpito la Terra. Da allora rimase molto turbato. Lui che era stato educato negli Stati Uniti d'America ed era in contatto non solo con il generale McCarthy, ma conosceva anche il presidente degli Stati Uniti d'America. Tuttavia qualcosa parlò al suo cuore. E fu così che andò in una riunione dove predicava il fratello. William Branham, nella contea di Los Angeles e Dio toccò il suo cuore e salvò la sua anima. Egli cominciò a dare la sua testimonianza di quel che Dio aveva fatto per lui. Devo saltare alcuni anni per arrivare al 1953. Fui scelto in quanto il Ministro più giovane, allorché non avevo ancora vent'anni, per predicare in una conferenza libera dei pentecostali in Germania. L'anno 1955 fu un anno e un periodo molto speciale nella mia vita. Ebbi il privilegio di andare ad alcune riunioni del fratello Branham in Germania per dieci giorni. Devo dire, e lo faccio con grande piacere, in quanto testimone che dà la propria testimonianza, che quel che vidi durante quei dieci giorni era esattamente quel che sta scritto nel libro degli atti degli Apostoli e negli evangeli niente di meno i ciechi recuperarono la vista ci furono grandi segni e prodigi e naturalmente giorno dopo giorno momento dopo momento piangevamo gridavamo cantavamo e lodavamo dio erano ritornati i giorni biblici. Non solo era scritto in Ebrei capitolo 13 versetto 8 che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma ciò era diventato una realtà vivente. Io sono un testimone autentico, ho sentito, ho visto. Ero presente quando ciò avvenne. Ero presente quando una ragazza nata cieca, che doveva avere 11 anni circa, ricevette la vista in un attimo. Ero lì quando le persone malate di cancro in stato terminale venivano portate con le ambulanze sulle barelle. C'era un uomo, era un professore. E mentre il fratello Branham parlava con lui, ad un tratto gli disse, Signore, la luce è su te. Dio ti ha guarito. L'ho visto in una visione. E il fratello Branham con autorità pronunciò le seguenti parole. Sei guarito per la potenza di Dio. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, davanti agli occhi di 18 o 20 mila persone circa, questo uomo, che era solo l'ombra di se stesso, coricato su una barella, si alzò, prese la barella sulla sua testa e uscì dalla grande tenda. Cari amici, io sono un testimone oculare e da quel momento questo ministero confermato con potenza sotto i nostri occhi e in un modo così meraviglioso ha suscitato in me il desiderio di conoscere un po' più da vicino quel che Dio stava facendo. In seguito avvenne. Che andai a salutare il fratello Branham nell'androne dell'albergo dove egli alloggiava durante le riunioni e prima che gli stringessi la mano egli si fermò, mi guardò e disse: tu sei un ministro dell'Evangelo. Tua moglie è lì all'entrata. Egli era un profeta. Dio gli dava delle visioni. Amici miei, permettetemi di fare questa osservazione. Egli era l'unico uomo che io abbia mai udito a poter mettere in pratica non solo Ebrei capitolo 13, versetto 8, ma anche Giovanni capitolo 14 versetto 12 dove il nostro signore dice in verità in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori egli utilizzava anche la parola di Giovanni capitolo 5 versetti 19 e 20 il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio. William Branham era un profeta. Egli non era soltanto un profeta, un veggente, ma era un profeta promesso. E quel che comprenderete tra un po' quando saremo andati avanti passo dopo passo attraverso le cose che Dio ha fatto. Qui vorrei dire semplicemente che io credo in quel che Dio ha fatto conformemente alla sua santa parola. Non sarò tanto sciocco da passare oltre quel che Dio ha fatto nella mia generazione. Come diceva spesso il fratello Branham, noi lodiamo sempre Dio per quel che ha fatto e siamo in attesa di quel che Egli farà in futuro. Ma nella maggior parte dei casi passiamo accanto a quel che Egli fa oggi. Ora passiamo all'anno 1958. Mi trovavo in un convegno della voce della guarigione organizzato da Gordon Lindsay a Dallas, in Texas. Egli è l'autore del libro, William Branham, un uomo mandato da Dio. In tedesco questo libro è stato pubblicato con lo stesso titolo. William Branham, un uomo mandato da Dio. Andai a questo convegno nel 1958 dove conobbi circa 200 evangelisti americani. Alle riunioni serali il fratello Branham era il predicatore principale. Io non esprimo alcun giudizio. Non faccio altro che condividere queste cose con voi. Ebbi una grande opportunità per confrontare i ministeri. Tutti gli altri erano predicatori eloquenti. Però, durante le riunioni serali, quando il fratello Branham cominciava a predicare, era così differente. Ognuno poteva sentire la presenza soprannaturale del Dio Onnipotente e in ogni riunione veniva manifestato il dono di discernimento. Il fratello Branham aveva delle visioni mentre pregava per coloro che venivano con le loro richieste e per i quali si pregava. Così per la grazia di Dio fu lì a Dallas in texas che dio aprì i miei occhi e giunsi a comprendere che questo ministero non era un semplice ministero come tanti altri ma che questo ministero aveva una connessione molto particolare con il piano di salvezza dio si trovava in questo ministero e gli era ordinato All'onnipotente per questo tempo. In quello stesso anno conobbi Tommy Osborne, ora Roberts e tutti gli altri grandi evangelisti che voi potete menzionare e che sono conosciuti nel mondo intero. Era il 1960 quando Tommy Osborne si trovava in Germania e gli venne a farmi visita nel mio piccolo appartamento per chiedermi di essere il suo manager per l'Europa. In quel tempo per un tedesco era un'offerta eccezionale avere una grande automobile, un congruo salario e non avere più bisogno di continuare a svolgere il lavoro che esercitavo in quel tempo per il governo tedesco. Ma per onestà gli dovetti dire che avevo iniziato a tradurre le predicazioni del fratello Branham in tedesco. E ciò mise fine alla nostra conversazione. Cari, in quel momento seppi che dovevo prendere la mia posizione, indipendentemente da quel che avrebbero potuto dire le persone. Io sapevo che questo era un ministero ordinato da Dio e che io ero responsabile della divulgazione di quel che Dio aveva dato e ciò sia nella mia nazione sia in molte altre nazioni. Poi venne l'anno 1962, lunedì 2 aprile, poco prima che facesse giorno, che si levasse il sole, accadde qualcosa. Io vi dico la verità. La mia Bibbia luterana in tedesco, la seconda edizione, vecchia più di 400 anni. E qui davanti a me, anche la mia Bibbia in inglese è qua. E Dio, che è il giudice di tutto, sa anche che è accaduto realmente. Non ne sapevo nulla, non avevo pregato per questo. E tuttavia accadde a Krefeld nella via Luis numero 160, al secondo piano. Quella mattina mi ero svegliato presto, mi avvicinai alla finestra e tirai le tende a destra e a sinistra. Guardai fuori, stava per iniziare un nuovo giorno e non c'erano nuvole nel cielo. Mi ero appena allontanato dalla finestra facendo una breve preghiera raccomandando la giornata al Signore. Dopo questa preghiera... Rimanendo in piedi a due o tre metri circa, guardavo verso la finestra, dall'alto e dalla destra giunse la terribile voce del Signore, pronunciante ogni parola con precisione in lingua tedesca. Il Signore disse le seguenti parole. Mio servitore, il tuo tempo per questa città sarà presto terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Amici, subito dopo svenni e caddi a terra sul mio braccio destro sul tappeto. Non avevo più forza nel mio corpo. Fu solo dopo alcuni istanti che ripresi le mie forze. Mossi di nuovo la mia mano sinistra verso la destra. Finalmente potevo stare in piedi e guardavo ancora verso la finestra. Il mio corpo tremava in questo modo. E dissi queste parole. Signore, non mi ascolteranno. Hanno tutto in abbondanza. Non sono pronti per ascoltare. Avevo appena pronunciato queste ultime parole quando il Signore parlò una seconda volta. Mio servitore, verrà il tempo in cui essi ti ascolteranno immagazzina del cibo poiché ci sarà una grande carestia allora tu starai in mezzo al popolo per distribuire il cibo cari voi che vivete nei differenti paesi e continenti non potete capire pienamente la mia situazione ma era negli anni 1961 e 1962, allorché la guerra fredda raggiunse il suo punto culminante. C'era la crisi di Cuba, la crisi di Berlino. A Berlino, i carri armati russi e americani erano schierati gli uni di fronte agli altri. E temevamo. Che da un momento all'altro potesse verificarsi una tragedia nel nostro paese. Poiché erano stati menzionati degli alimenti naturali, feci al meglio della mia conoscenza. Dissi alla piccola congregazione quel che il Signore mi aveva detto e immagazzinammo alimenti naturali di ogni genere ma non ci fu nessuna carestia non ci fu nessuna tragedia ma per quanto mi riguardava mi accadde qualcosa e disse signore io non posso più vivere non posso più predicare poiché tu hai parlato e ciò non si è realizzato allora mi venne in mente che Dovevo prendere l'aereo e incontrare il fratello Branham, aspettandomi che il Signore lo usasse per parlarmi e darmi una risposta. Non volevo aspettare il 31 dicembre di quell'anno 1962. Così era lunedì 3 dicembre. Quando mi trovavo seduto in compagnia del fratello Branham, del fratello Bankswood e del fratello Sotman nella stessa autovettura, il fratello Branham era seduto al volante e io ero alla sua destra. Egli venne a prendermi dove alloggiavo e consumammo un pasto insieme. Il fratello Branham parlò delle riunioni in Germania e in Svizzera e mentre continuavamo la conversazione venne il momento in cui gli dissi fratello Branham vorrei chiederti qualcosa fu allora che egli alzò leggermente la mano destra in questo modo e disse fratello Frank posso dirti quel che il Signore ti ha detto? Amici miei, potete crederlo o no, ma conosco fratelli di altri paesi che hanno fatto il viaggio fino agli Stati Uniti per chiedere al fratello Banks Wood e al fratello Fred Sotman se erano presenti quando mi parlò il fratello Brana. Essi sono ritornati in Europa dalla Germania, dalla Francia e da altri paesi confermando di aver udito dalla loro bocca la testimonianza che mi accingo a darvi adesso. Il fratello Branham ripeté parola dopo parola, frase dopo frase, secondo l'ordine preciso nel quale il Signore mi aveva parlato in Germania. Da quel momento non potevo più proferire parola così potente era la presenza di Dio. In seguito, dopo avermi ripetuto quel che il Signore mi aveva detto, mi disse, fratello Frank, tu hai frainteso quel che il Signore ti ha detto. Hai avuto l'impressione che ci sarebbe stata una tragedia naturale e una carestia naturale. E così hai immagazzinato alimenti naturali. Egli continuò e disse, Dio manderà una fame di udire la sua parola. E il cibo che deve essere immagazzinato è la parola promessa di Dio per questo tempo, rivelata dallo Spirito Santo. E che è conservata nelle predicazioni registrate su Nastri. Il fratello Branham utilizzò la parola Nastri quando fece questa dichiarazione. Ovviamente già dal settembre 1958 ricevevo tutte le predicazioni che il fratello Branham teneva in America. Tre settimane dopo... Le ricevevo in Germania. Ed è così che sono cresciuto realmente sotto il suo ministero, anno dopo anno. Ciò era ordinato in quella maniera dall'Iddio Onnipotente. Le ultime parole che egli disse quel 3 dicembre durante quella conversazione furono. Fratello Frank, aspetta per la distribuzione del cibo finché non ricevi il resto del cibo che vi appartiene. Quest'ultima parte non l'avevo compresa, ma non avevo osato chiedere cosa volesse dire. Così, per la grazia di Dio, dobbiamo capire che era... Nel momento in cui il Signore mi aveva parlato, che l'angelo del Signore aveva parlato al fratello Branham, non fare il tuo viaggio a Zurigo in Svizzera per una sola riunione con gli uomini d'affari del pieno Vangelo, invece ritorna a Jeffersonville e immagazzina il cibo. Voi tutti che siete in relazione con il messaggio dell'ora sapete che ne ha parlato almeno tre volte dicendo in quale modo ciò gli fu detto e come doveva immagazzinare il cibo per la grazia di Dio. Adesso arriviamo all'anno 1963. Quando i sette suggelli furono aperti, conformemente alla visione che era stata mostrata al fratello Branham il 22 dicembre 1962. Quando ero lì con lui, egli mi disse che in gennaio 1963 avrebbe traslocato con la sua famiglia per andare a Tucson. Non conoscevo il fratello Branham solo tramite le predicazioni, ma ero stato a casa sua, ero stato con lui nella stessa macchina e così via. Tuttavia il legame che avevo con lui non era nell'ambito naturale, ma in quello spirituale. Così dopo aver ricevuto la rivelazione dei sette suggelli, egli fu frainteso dagli evangelisti, i quali avevano non di meno ricevuto la loro ispirazione in una delle sue riunioni. Se ritornate al 7 maggio 1946, non troverete alcuna parola alcuna menzione di chi che sia come Bill Graham o la Roberts o qualche altro evangelista. Era solo William Branham ad aver ricevuto un visitatore dal cielo, un angelo che venne da lui il 7 maggio 1946. Io lo credo con tutto il mio cuore. E ciò è tanto vero quanto credo che fu un angelo ad apparire a Zaccaria, secondo Luca capitolo 1, che si tenne alla destra dell'altare e gli fece la promessa che Elisabetta avrebbe avuto un figlio, il quale avrebbe camminato davanti al Signore per preparare la via davanti a lui come pure che un angelo era venuto da Maria secondo quanto sta scritto in Luca capitolo 1 e le diede la parola della promessa che sarebbe nato il Messia. Se leggete con attenzione nel Nuovo e nell'Antico Testamento potete notare che ogni volta che il soprannaturale si manifestava sulla terra, Dio operava in modo misterioso per compiere le sue meraviglie. Il suo consiglio. Nel Nuovo Testamento potete leggere che un angelo aprì le porte della prigione affinché Pietro potesse uscire. Un angelo apparve a Cornelio e gli disse di chiamare Simone, il quale gli avrebbe annunciato la via e le parole che egli doveva ascoltare. Fu sempre un angelo a venire da Paolo per dirgli quel che doveva accadere. Se andate all'ultimo libro della Bibbia, anche lì un angelo apparve a Giovanni nell'isola di Patmo e gli mostrò tutto quel che i servitori di Dio dovevano sapere e che presto sarebbe accaduto. In Apocalisse capitolo 22. Versetto 6, è confermato ancora una volta che Dio, il Signore, aveva inviato il suo angelo. Egli ha inviato degli angeli ogni volta che doveva accadere qualche evento molto particolare. Quando nacque il nostro Signore, secondo Luca capitolo 2, tutto l'esercito celeste discese. Cantando e la luce brillò sopra Betilem e su tutta la regione. La notte fu illuminata, e un angelo proclamò: oggi, nella città di Davide venne nato un Salvatore che è Cristo il Signore. Se leggete nell'Antico Testamento. Specialmente nel libro del profeta Daniele, al quale furono mostrate delle cose in rapporto con il tempo della fine. L'angelo venne verso di lui e gli fu detto che egli doveva spiegare al profeta le cose che gli venivano mostrate. Cari, Dio non chiederà il permesso a nessuno, egli farà tutto quel che si è proposto di fare, e beati sono coloro che non mettono in discussione, che non rigettano quel che Dio fa. Nel momento in cui il consiglio di Dio giunge al suo compimento e prende posto la parola promessa, Dio agisce. E questo soprattutto quando un profeta promesso appare sulla scena. È il tempo per noi di sapere che Dio sta facendo la storia. Non tocca a te, uomo, giudicare. Egli fa ciò affinché tu rispetti Dio e giungi alla comprensione di quel che sta facendo conformemente al piano di salvezza. Adesso dobbiamo andare un po' più avanti. Sappiamo che il fratello Branham fu tolto di mezzo a noi di questi tempi in dicembre 1965 e adesso siamo arrivati alla stessa data, dicembre 1997. Sono passati tutti questi anni e vediamo che Dio non si è fermato al dicembre. 1965. In realtà il lavoro era appena iniziato. Ecco quel che avvenne il 24 dicembre 1965. Quel che dico lo dico con la Bibbia davanti a me. Io vivo in Germania come anche allora e non sapevo nulla di quel che era accaduto al fratello Brana. Non potevo sapere che sarebbe venuto a mancare il 24 dicembre giorno del mio compleanno. Ma vi dico la verità, non sono un uomo che ha molte visioni e sogni o che abbia dei doni spirituali, ma ho visto il fratello Branham su una nuvola che saliva e saliva sempre più in alto. Quando ebbi quella visione, non sapevo che quello era il momento della dipartita del fratello Branham. Vedendolo su quella nuvola che si sporgeva così, gli dissi, fratello Branham, tu non sei il figliolo dell'uomo. Che fai su questa nuvola? Non sapevo che proprio in quel momento egli era stato tolto di tra noi per essere con il Signore. Solamente il 5 gennaio fui informato dal fratello Ambrustil del decesso del fratello Branham. Fu la più terribile lettera che io abbia mai ricevuto nella mia vita. Non potete immaginare cosa significasse ciò per me ma il peggio fu il giorno del seppellimento ero presente e vidi il fratello Branham nella bara non venne seppellito subito dopo il suo decesso ma solo qualche tempo dopo ero presente e lo vidi nella bara lo vidi là ed ero presente quando la bara fu posta nella terra. Miei cari amici, quello fu per me un giorno terribile. Era crollato il mondo intero. E dissi semplicemente tra me e me, Signore, come potrà essere preparata la sposa di Gesù Cristo? per la tua venuta, senza questo ministero? Tutti gli altri cantavano Sol Abife, Sol Abife, per due ore circa, e io piansi per tutto il tempo. Non mi era affatto unito ai canti, e il mio cuore era infranto. Amici miei, quella sera stessa, Tornato nella mia camera d'albergo, venne su me una pace celeste e questa volta non si trattava di una voce, ma qualcosa parlò al mio cuore. Mio servitore, adesso il tuo tempo è giunto per distribuire il cibo che è stato immagazzinato. Era come un disco che girava e mi chinavo ogni volta per ascoltare. Inutile dire che ero tornato in Germania. Il giorno seguente parlai al governo tedesco poiché per 12 anni lavoravo e predicavo allo stesso tempo. Ma a quel punto dovevo lasciare questo lavoro per consacrarmi a tempo pieno al Ministero. Prima di tornare avevo parlato con i fratelli statunitensi, con il fratello Roy Borders, con il reverendo Perry Green e con altri e dissi loro che avevo bisogno che le predicazioni del fratello Branham fossero stampate affinché potessimo tradurle in lingua tedesca. E in altre lingue. dissi loro quel che il Signore mi aveva detto, e che adesso era giunto il tempo in cui il cibo immagazzinato andava distribuito. Così ciò non proveniva dalla mia iniziativa, ma era quel che Dio aveva stabilito: la provvidenza dell'Onipotente che aveva già annunciato prima del tempo quel che doveva avvenire e quando giunse il tempo egli me lo fece sapere. Da allora in poi ebbi una comprensione perfetta della perfetta parola di Dio, rivelata attraverso il ministero profetico e che adesso doveva essere distribuita nel mondo intero. Era meraviglioso vedere... Come Dio aveva cominciato questo lavoro, potete anche non credermi, ma siamo partiti con nulla. E posso anche dire che non abbiamo ricevuto un solo dollaro per iniziare questo lavoro. Dio, l'Iddio di Abramo, di Sacco e di Giacobbe, l'unico Dio vivente era con noi fin dal principio. Iniziamo così a condividere questa parola di Dio col maggior numero possibile di persone, organizzando riunioni per il fratello Green, il quale già nel 1966 venne in Germania e in altri paesi europei per rendere testimonianza di quel che aveva visto e udito durante l'esercizio di questo ministero dato dal Signore. Perry Green è l'autore del libro Gli atti del profeta. Dio l'ha usato per rendere testimonianza delle diverse cose che egli aveva visto e sentito ovunque. Questo è il suo ministero. C'è ancora un altro libro che vorrei mostrarvi. Il suo titolo è William Branham, un profeta visita il Sudafrica, scritto da Julius Sadislav. Molte persone sono state testimoni oculari, persone che hanno udito e visto quel che Dio ha fatto nel nostro tempo. Così. Fin dal 1966 il Ministero iniziò non solo in Germania ma in tutta Europa. Dal 1968 al 1978 ho avuto una trasmissione di 20 minuti a Radio Lussemburgo, la più potente emittente in Europa. In questo modo ho potuto raggiungere 120 milioni di persone circa che parlano il tedesco. Forse non conoscete la situazione geografica, ma se confrontiamo le lingue europee, il tedesco è la lingua più parlata in questo continente. In Europa Abbiamo appena 57, 58 e 59 milioni di persone che parlano l'italiano, il francese e l'inglese. Però abbiamo oltre 120 milioni di persone che parlano il tedesco. In questa maniera il Signore ha benedetto questo ministero nei paesi e nelle regioni che parlano la lingua tedesca e anche nei paesi vicini. Quel che vorrei farvi sapere è che non dovete avere l'impressione che vi presentiamo un uomo. Quel che mi concerne è solo il piano di salvezza, la parola promessa di Dio per questi giorni. Non ho niente a che fare con Mosè, Elia, Abramo, Paolo. Quel che mi concerne è unicamente ciò che Dio ha fatto attraverso loro. E questa è la differenza che dobbiamo mettere in risalto. Da se stesso Paolo non era nessuno, ma Dio lo scelse e fece di lui uno strumento molto speciale. Non si sarebbe mai parlato di Giovanni Battista se non fosse stato scelto da Dio, se non avesse avuto un incarico diretto. È così per tutti gli altri e anche per il nostro caro e amato fratello William Branham. Era gennaio 1950, quando il fratello Branham predicava a Houston, Texas, in un grande auditorio dove erano presenti quasi 8.000 persone e gli furono poste delle domande a proposito del suo ministero. C'era un predicatore che lo contrastava sostenendo che i giorni dei miracoli e degli apostoli erano passati e pretendeva che tutto quel che era accaduto lì dentro fosse da parte del nemico. Quando il fratello Branham venne chiamato... Venne sul podio e disse: Non sono qui per parlare di me stesso, ma colui che mi ha inviato renderà lui stesso testimonianza di me. In quel momento i fotografi della stampa erano troppo occupati a fare ancora alcune fotografie. I signori Ayers e Kipperman erano preposti specialmente per questo lavoro. In quel momento fu scattata questa foto, la fotografia con la luce soprannaturale sul capo del fratello Branham. Cari amici, questo è un atto divino di Dio. Era il dottor George Lacey ad aver scritto il 29 gennaio 1950. Era l'uomo più qualificato per questo, essendo esaminatore di documenti dubbiosi. Egli aveva la responsabilità presso il governo americano di dire la verità. Egli fece il seguente rapporto. Il negativo non è stato ritoccato. Ciò è stato causato da un raggio di luce che ha colpito l'obiettivo. Potete anche non credere, ma essendo il fratello Franche una persona che vuole avere una convinzione da se stesso, in dicembre 1968, durante un viaggio per un convegno a Tucson, mi fermai a Washington, D.C. per cercare il posto. Infatti il fratello Branham... Aveva detto più volte che questa fotografia era esposta a Washington, DC. Quel giorno erano da poco passate le 11 quando trovai finalmente il posto. Era in un grande edificio non molto distante dalla Casa Bianca, la National Gallery of Art la Galleria Nazionale d'Arte. Io vidi questa fotografia con i miei occhi. Sono un testimone oculare avendo visto questa fotografia. L'ho vista nel dicembre 1968 a Washington, DC, nella National Gallery of Art, con i miei propri occhi. L'uomo con cui parlavo mi disse, Egregio Signore, vedo che lei viene dalla Germania dimostrando tanto interesse per questa fotografia, ma devo dirle che questa fotografia non è di alcun interesse per la gente del luogo e che un giorno andrà a finire in un cassetto. E davanti ai miei occhi tirò il cassetto e mostrò come un giorno la fotografia che cercavo sarebbe andata a finire nel cassetto. Non so dove si trova adesso, ma so che sono stato lì e che l'ho vista. C'è un'altra cosa di cui vorrei parlare riguardo all'apparizione della nuvola soprannaturale il 28 febbraio 1963. Se la guardate come si deve potete vedere gli occhi e la faccia del Signore. Lasciate che vi dica che questa fotografia è stata fatta a una distanza di 325 chilometri. Ecco la rivista Life del 17 maggio 1963, che mostra la stessa foto e dice molto chiaramente una grande nuvola misteriosa. Il dottor James McDonald scrisse che a una tale altezza non c'è umidità per formare una nuvola, non c'era alcuna spiegazione da poter essere data. Lo stesso articolo fu pubblicato nella rivista Scienza del 19 aprile 1963. Qui viene mostrato prima come questa nuvola soprannaturale apparve in un primo momento e poi come prese in seguito la forma che avete visto su questa foto. In questo articolo si parla di una nuvola stratosferica a nord dell'Arizona. Una nuvola fuori dal comune a forma di anello era stata ampiamente osservata a nord dell'Arizona, vicino al monte Sunset in Arizona, il 28 febbraio 1963 e diede tutti i particolari la lunghezza, l'altezza e anche la distanza. Cari amici, queste cose non sono state prodotte dal fratello Branham. Desidero che capiate che non siamo sciocchi, non seguiamo favole abilmente concepite. Se parliamo del ritorno di Gesù Cristo, dobbiamo essere testimoni oculari, dobbiamo aver udito, dobbiamo aver conosciuto qualcosa. Se sappiamo solo quel che Dio ha fatto nei giorni passati e non siamo informati di quel che Dio fa oggi, cosa siamo? Ma oggi vi informo in qualità di testimone oculare di quel che Dio ha fatto nella mia generazione, nel mio tempo. Adesso vorrei leggere per voi quel che ho tratto da una predicazione del fratello Branham tenuta... Il 2 settembre 1959, dalle sue labbra sentiamo le seguenti parole: Come Giovanni Battista fu inviato per essere il precursore della prima venuta di Cristo? Il messaggio che ti è stato dato sarà il precursore della seconda venuta venuta di Cristo. È quel che è uscito dalla sua propria bocca. Subito dopo questa dichiarazione, egli pone l'accento e dice, non sono io ad essere il precursore, ma il messaggio è il precursore. Ciò è di grande importanza è stato predicato in San Juan il 2 settembre 1959. Cari amici, questo è di grande importanza per me, poiché l'11 giugno 1933, dopo che il fratello Branham fece la sua prima campagna evangelistica, c'erano circa 300 persone che avevano dato la loro vita al Signore e che erano pronte per il battesimo e la folla presente era di 4.000 persone circa. Mentre il fratello Branham era sulle rive del fiume Ohio, come Giovanni Battista nel Giordano per battezzare il nostro Signore, il cielo si è aperto e discese lo Spirito di Dio. Non era prodotto dal fratello Branham, era Dio che agiva in un modo soprannaturale. Nel momento in cui stava per battezzare la diciassettesima persona, accadde qualcosa. Il cielo si aprì e una luce soprannaturale come una grande stella discese a qualche metro al di sopra del fratello Branham, visibile. A tutte le 4.000 persone presenti alcuni svennero altri caddero altri ancora pregarono tutti avevano visto la luce soprannaturale dalla quale proveniva una voce pronunciante le parole che il fratello Branham ha qui ripetuto come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo ti è dato un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Qual è il messaggio? Il messaggio è la parola promessa di Dio. La rivelazione di tutte le scritture, dalla Genesi all'Apocalisse. La parola scritta divenne di nuovo la parola rivelata vivente, la parola parlata. Oggi sperimentiamo l'ultima parte del piano della salvezza. Affinché possiate sapere, cari amici, che non parlo solamente di queste cose, ma che ho delle prove di quel che dico. Sappiate che sono stato in contatto col fratello Branham esattamente per dieci anni, dal 1955 al 1965. Ho 23 lettere di William Branham. Durante tutti quegli anni siamo stati in corrispondenza. Io gli scrivevo e lui mi rispondeva nel corso di tutti quegli anni. Ecco una lettera del marzo 1964, l'ultima è del novembre 1965, dove dice, caro fratello Frank, ti saluto nel nome del Signore. Perché vi mostro questi documenti? Per quale motivo? Perché ci sono degli uomini che sono gelosi delle cose che Dio ha fatto tramite il mio umile ministero, ma non c'è un solo successo che io possa mettere sul mio conto. Io so coscienziosamente quanto devo rendere gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Subito dopo essere stato col fratello Branham nel 1962, fui contattato dall'editore della rivista La Voce della Guarigione in tedesco, il Reverendo Albert Goetz della città di Amburgo. Qui vedete una mia fotografia risalente a marzo 1963. Sulla prima pagina appare la fotografia del fratello Frank con il sottotitolo Un'esperienza soprannaturale qui la visita fatta al fratello Branham in rapporto con la carestia spirituale non si tratta di una storia inventata in un secondo tempo, no posso dimostrare quel che ho detto nel corso di tutti gli anni. Per un vero uomo di Dio non è necessario raccontare delle storie. Abbiamo abbastanza documenti veri, sufficienti esperienze alle quali possiamo riferirci. Cari amici, il tempo in cui viviamo è veramente molto importante. Io vorrei rivolgermi a tutti i ministri agli evangelisti, a tutti gli uomini di Dio che si definiscono loro stessi pentecostali del pieno Vangelo o di altre chiese o denominazioni o movimenti carismatici. Devo dirvi queste cose oggi per scaricarmi della responsabilità che è sulle mie spalle. Dio ha adempiuto la sua promessa nei nostri giorni. Ci sono due promesse principali. Una si è adempiuta alla prima venuta di Cristo tramite il ministero di Giovanni Battista, il quale era un profeta promesso conformemente a Malachia capitolo 3 versetto 1 e anche in Isaia capitolo 40. Versetto 3. Ma c'è un'altra promessa fatta in Malachia capitolo 4, versetto 1. Poiché ecco il giorno, viene ardente come una fornace. Se volete sapere cos'è il giorno del Signore, leggete Isaia capitolo 13, Gioele capitolo 2. Leggete nel libro del profeta Sofonia, leggete in altre parti dell'Antico Testamento fino a malachia capitolo 4 versetto 5 ecco io vi mando il profeta elia prima che venga il giorno del signore giorno grande e terribile ai tempi di giovanni battista iniziò il giorno della salvezza il tempo della grazia e sono già passati duemila anni senza che il giorno del Signore sia giunto. Anche nel Nuovo Testamento, nella sua prima predicazione, il giorno di Pentecoste, l'Apostolo menzionò la venuta del giorno del Signore. Dobbiamo sapere che in Atti capitolo 2, la Bibbia parla qui riguardo all'effusione dello Spirito Santo. E poi nel verso 20, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Potete leggerlo in tutto il Nuovo Testamento, dove ne parlano Pietro e Paolo. Nella prima Epistola ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 1 e 2, l'Apostolo Paolo dice: Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Fino a quel momento l'Apostolo diceva che il giorno del Signore era a venire. Dovete comprenderlo perché quasi tutte le promesse dell'Antico Testamento sono in relazione con la prima e con la seconda venuta del Signore. E noi dobbiamo capire le due applicazioni delle numerose promesse dell'Antico Testamento per poter capire come avviene l'adempimento nel Nuovo Testamento. Qui ci viene detto che il Signore verrà come un ladro nella notte. Anche nella seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8, l'Apostolo si riferisce alla venuta del Signore e alla pazienza che Egli ha verso di noi. L'Apostolo dice nella seconda epistola di Pietro capitolo 3 versetto 8, ma voi carissimi non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Abbiamo degli opuscoli che trattano questo argomento, però... Nella seconda epistola di Pietro capitolo 3 versetto 10 sta anche scritto Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Amici, l'Antico e il Nuovo Testamento, i profeti e gli Apostoli hanno usato tutti e continuamente lo stesso linguaggio. I profeti dell'Antico Testamento e gli Apostoli del Nuovo Testamento hanno parlato in diversi punti della Bibbia riguardo al giorno del Signore e si parlano del giorno della salvezza ma anche del giorno del Signore che deve venire. Adesso... Vorrei porre l'accento su quel che il Signore ha detto in Matteo, capitolo 17, che è di grande importanza per noi. Accennerò solamente a Matteo, capitolo 17. Il nostro Signore ha confermato la promessa secondo la quale deve prima venire Elia. Quando si parla di Israele. Sono sempre menzionati due profeti. Infatti, in Apocalisse, capitolo 11, saranno due profeti ad esercitare il loro ministero per tre anni e mezzo a Gerusalemme. Ma se si parla di noi, quando sarà giunta la fine dell'epoca delle nazioni, poco prima che appaia il giorno del Signore, dice il Signore: Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. In Matteo capitolo 17, versetto 10, leggiamo, e i discepoli gli domandarono, perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? La domanda riguardava solo Elia, non i due profeti, ma uno solo. Apprezzo e mi piace moltissimo quel che sta scritto al versetto 11. Ed egli rispondendo disse loro, insomma, non è della tua risposta che ho bisogno e tu non hai bisogno della mia risposta. Quando si tratta delle cose del regno di Dio e abbiamo a che fare con la parola promessa di Dio, non andiamo dai religiosi di qualche chiesa, non andiamo da un evangelista o da un dottore ci rivolgiamo alla parola di Dio. Abbiamo bisogno della risposta proveniente dalla bocca di Gesù Cristo stesso. Ed è così che leggiamo nella Bibbia la sua meravigliosa e maestosa risposta. Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Cari fratelli nel ministero, nel mondo intero, e soprattutto voi che siete nelle file del pieno Vangelo o nei movimenti carismatici, so che avete buoni propositi, che cercate di fare del vostro meglio per aiutare Dio, per portare un movimento dello Spirito Santo. Ma lasciatemi dire che il nostro tempo è terminato. Il ritorno di Cristo è imminente. Oggi è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Voi stessi dovete essere messi in contatto con la parola promessa di Dio per oggi. Cari, se cercate di passare oltre tutte le conferme soprannaturali fatte da Dio nella vita, e nel ministero del fratello Branham? E se per giustificare voi stessi, o i vostri insegnamenti, le vostre vie e le vostre azioni, vi riferite alle cose che accadono nel vostro ministero, fratelli cari, devo dirvi che molti verranno in quel giorno al Signore e diranno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo? E in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? E cosa risponderà loro il Signore? Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Cari, questo è il tempo di Dio per voi. Questo è il tempo di Dio tramite voi, per il popolo di Dio. È il tempo della restaurazione di tutte le cose. Il tempo di ritornare sul fondamento reale degli apostoli e dei profeti. William Branham, il profeta promesso di Dio per questa generazione, ci ha ricondotti al fondamento apostolico sul quale è stata edificata la vera Chiesa di Dio, essendo Gesù Cristo la pietra angolare, il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, colui che ha cominciato. E lo stesso che porterà anche a compimento. Questo è un tempo simile a quello in cui Elia prese le dodici pietre conformemente alle dodici tribù e riedificò l'altare del Signore. Allo stesso modo, William Branham ha ripreso le dottrine degli apostoli per restaurare ogni cosa nella chiesa dell'Iddio vivente. Egli aveva un ministero apostolico e profetico restaurato a Crefeldt. Sono disponibili un centinaio di nastri che potete ascoltare, potete vedere le testimonianze, potete convincervi da voi stessi. Spero che ciò vi stia a cuore. Vi prego, non passate accanto a quel che Dio ha fatto. Devo arrivare alla conclusione. È un grande privilegio per me dare questa testimonianza in qualità di testimone oculare non soltanto di quel che Dio ha fatto negli anni 50 e 60, ma sono anche testimone di quel che Dio ha fatto e sta facendo nel mondo intero da quel tempo. Non sto esagerando, milioni di credenti credono nella parola rivelata di Dio. Milioni di persone hanno ricevuto il messaggio dell'ora. Personalmente ho tenuto più di 6.500 predicazioni, ho viaggiato per oltre 4.800.000 km e ho visitato più di 130 paesi. Le predicazioni del fratello Branham sono già tradotte e stampate nel nostro centro missionario qui a Krefeld in otto lingue diverse. Dio mi ha dato la facoltà di predicare in quattro lingue diverse e mi ha dato il privilegio speciale di presentarlo. Lui è quel che gli fa conformemente alle sacre scritture. È molto importante credere così come dice la scrittura. Cari, mi rivolgo un'altra volta a tutti i fratelli nel Ministero, nel mondo intero. Penso ai miei preziosi amici a Berlino, a Eugene Bird, a Human Patten, ai miei cari fratelli in America, al fratello Franklin e a molti altri cari fratelli e amici. È giunto il tempo e siamo pronti a percorrere tutta la via con Dio. Siamo pronti a ricevere la correzione, siamo pronti a obbedire, siamo pronti ad accordarci con le sacre scritture. Non vorrei essere un predicatore che predica ad altri predicatori, ma capite bene, fratelli, che sono diventato parte del piano di Dio per questo tempo della fine e molti dei nostri cari fratelli sparsi per il mondo, il nostro caro fratello Peregrine a Tucson, Arizona, altri cari fratelli negli Stati Uniti d'America e in Canada, il nostro caro fratello Searle in Nuova Zelanda e il fratello Sidney Jackson in Sudafrica, in tutti i diversi paesi. C'erano dei fratelli che Dio ha utilizzato. E ai quali Dio poteva mostrare quel che avviene conformemente alla parola promessa. Lasciatemi fare questa dichiarazione finale. Quando paragono voi, cari evangelisti e altri predicatori, a William Branham, lasciatemi fare questa dichiarazione con umiltà e sincerità. Egli era un profeta promesso come Giovanni Battista era un profeta promesso. Dio ha fatto la storia. Attraverso William Branham Dio ha cominciato nel 1946 questo risveglio potente di guarigione e di restaurazione. Durante i primi anni egli era solo. Fu soltanto dopo gli anni 48, 49, 50 e successivi che molti altri dagli anni 50 in poi furono ispirati dal suo ministero. Perciò, cari amici, voi che siete partecipi delle benedizioni del ministero che ha avuto inizio in modo soprannaturale con William Branham, non vorreste ritornare e porre questa domanda? Qual era e qual è dunque lo scopo di un tale ministero inviato da Dio sulla mia strada e nella mia generazione? Certamente non dovremmo passare accanto a questo scopo, ma dovremmo chiederci, Signore, cosa stai compiendo conformemente alla tua parola promessa per questo tempo? Cari, il tempo giunge alla sua fine. E potrei dirvi molte cose concernenti l'adempimento delle profezie bibliche. Io vivo in questo continente, sono in contatto con Gerusalemme, sono in contatto con quanto avviene conformemente alle profezie in Europa centrale. Ma la cosa principale, la posso dire con umiltà e per la grazia di Dio, è che ho contatto con Dio attraverso la sua parola e tramite lo Spirito Santo. Così, conformemente all'incarico divino ricevuto, desidero condividere con voi la parola rivelata di Dio. Come disse il profeta Amos, ecco, vengono i giorni in cui Dio manderà la fame di udire la sua parola, non di udire delle interpretazioni o delle spiegazioni ma siete di udire la parola eterna di Dio. È questo che hai bisogno di udire. In Matteo capitolo 24, versetti da 45 a 47, egli dice ancora che saremo costituiti su tutte le cose per distribuire il cibo. Dio ha sempre utilizzato una persona e utilizza diverse altre per prendere parte allo stesso ministero. Come fu utilizzato Paolo da Dio in maniera speciale, così diversi altri condivisero questo servizio con lui. E oggi noi continuiamo a condividere quel che Dio gli aveva dato in quel tempo. Allo stesso modo Dio ha utilizzato il fratello Abraham. Sono stato benedetto tramite il suo ministero, ma sono stato chiamato direttamente dal Signore in questo modo. La mia relazione è con il Signore per mezzo della sua parola e per mezzo del suo spirito, col messaggio dell'ora e anche col messaggero. In questo modo, per la grazia di Dio, era possibile dimorare in perfetto equilibrio nelle sacre scritture e nel messaggio dell'ora che è la parola promessa e rivelata di Dio, la quale giunge adesso nei nostri giorni. Al suo compimento. Possiate dunque accordarvi con questa opportunità che Dio vi ha dato. E che tutte le nazioni del mondo intero siano benedette e che la sposa di Gesù Cristo sia chiamata a uscire, a separarsi da tutto ciò che non è corretto possa la via di Dio essere resa diritta, che tutto quello che è storto sia raddrizzato e che ogni dottrina, ogni pratica, ogni cosa che non è corretta venga messa da parte e che ci si metta in accordo con la parola di Dio nella sua forma originale. Ritornate a Dio e siate restaurati. E noi? in quanto predicatori quando saremo restaurati dio ci utilizzerà per restaurare tutta la sposa di gesù cristo il suo ritorno è imminente come ce lo ha promesso in giovanni capitolo 14 versetto 3 quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo tornerò come sta scritto in atti capitolo 1 versetto 11 questo gesù ritornerà nella medesima maniera in luca Capito 24, versetti 50 e 51, i discepoli l'hanno vista andare fisicamente al cielo. Egli ritornerà nella medesima maniera. Siete beati se potete riconoscere il tempo della visitazione di Dio. Se potete realizzare lo scopo del ministero profetico promesso, ordinato da Dio per i nostri giorni. Dio il Signore, Dio di Abramo, di Sacco, e di Giacobbe sarà con voi. Che Egli vi benedica, che Egli vi utilizzi potentemente. Questa è la mia preghiera. Spero di sentirvi, di ricevere vostre notizie nel santo nome di Gesù Cristo. Amen.